un altro libro su Teodorico Pedrini, che è un missionario fermano che nel 600 andò in Cina e ci racconta la vita come era la corte dell'imperatore cinese nel 600. Un interessante spaccato della vita dell'epoca, giusto per rimanere in tema. E io vorrei anche, questi sono le opzioni, io vorrei in particolare ringraziare la nostra socia Daniela Diletti che ci ha permesso di fare questa serata. Senza di lei e la sua gabarbietà non saremmo mai arrivati a farla. Io volevo presentarmi perché nell'enfasi del racconto ti sei dimenticato di una cosa fondamentale, la presentazione dei tre amici. Assolutamente. E allora magari se puoi venire qui, qui nel frattempo. Mica per altro, perché voglio dire, loro non si formalizzano. Il dottor Giorgio Postrioli, intanto sono tre amanti dell'archeologia, oltre che studiosi, vantano moltissime pubblicazioni nell'archeologia classica e proprio storica. Giorgio Postrioli, che appunto ha ricordato già l'assessore, hanno ricordato l'assessore e il sindaco, ha seguito direttamente e ha coordinato le operazioni di restauro. Si è laureato, è umbro, si è laureato presso l'Università degli Studi di Perugia, è specializzato in archeologia classica a Padova. Per 20 anni ha esercitato la propria professione come libero professionista nel campo dell'archeologia ed è approdato al Ministero dei Beni Culturali, prima nelle Marche come funzionario di zona, e l'avevamo appunto proprio a Fermo, alla sovrintendenza archeologica, si è trasferito un anno fa alla sovrintendenza archeologica dell'Umbria. Alessandro Giacobbi, fermano, si è laureato presso l'Università degli Studi di Macerata, ha conseguito un'ulteriore laurea in etruscologia all'Università degli Studi di Perugia, si è specializzato alla Sapienza di Roma in archeologia classica e dove ha conseguito anche un dottorato in etruscologia. È responsabile attualmente dello scavo archeologico di Orvieto del campo della Fiera. Laura Foglini, anch'essa fermana, si è laureata all'Università degli Studi di Bologna, si è specializzata in paleontologia, si è specializzata all'Università degli Studi di Padova in pre-protostorica, è abilitata all'insegnamento, attualmente insegna e svolge anche la sua attività di archeologa. Tutti e tre vantano nel proprio curriculum una serie notevole di pubblicazioni sia in campo dell'archeologia classica che proprio storica, e li ringrazio perché so quanta passione e quanto impegno ci hanno messo in questa avventura che speriamo di poter concludere, speriamo, nelle prossime settimane. Grazie. Pensiero al sindaco e all'assessore, visto che Pidoncina abbiamo dati abbastanza in onda. Allora abbiamo questo piccolo libro, sempre sulle monete. La serata continua sotto con la Conviviale. Grazie intanto.